sabato 2 luglio 2011 a Udine, presso l'Oratorio della Purità, si è tenuto un concerto di musica barocca. Olivier Lusinchi al flauto, Ferdinando Vietti al violoncello e Gianmaria Bonino al clavicembalo hanno eseguito musiche di Bach, Vivaldi, Albinoni ed anche dell'udinese Giovanni Battista Tomadini. Apertura di serata è intervenuto Monsignor Luciano Nobile, salutando i propri ospiti. Benvenuti a questa serata culturale che penso verrà apprezzata da tutti, e per questo siete venuti in molti, siete qui presenti. La cornice è molto bella, la cornice è preziosa, come prezioso questo oratorio per noi della città di Udine. Giambattista Tiepolo fu incaricato della decorazione della chiesa. All'opera partecipò anche il figlio Giandomenico. Giambattista dipinse la pala dell'altare maggiore con l'Immacolata e affrescò il soffitto con l'Assunta al centro e una gloria di angeli nei due riquadri minori. Giandomenico dipinse invece le pareti della chiesa, a chiaroscuro su fondo oro, con 8 scene di soggetto biblico. L'opera dei Tiepolo fu completata nel 1759. Prossimo appuntamento, sabato 9 luglio alle ore 21, Roma Barocca Ensemble, con musiche di Iomelli, Cordans, Corelli, Hasse, Handel.